riusciti a mettere l'immagine loro in posto dell'immagine del vero, dei veri israeliti. Ok, ora andiamo avanti. Leggo dal libro di Salmi 17:3. Perché arriverà il momento adesso che colui, coloro che non prendono i vaccini verranno perseguitati, verranno uccisi, verranno ammazzati, non saranno lasciati nel niente. Verrà usato il potere della milizia, del militare. Fai sicuro che la gente prende questo vaccino qua, e coloro che non ne prendono verranno perseguitati. Ma sì, è anche vero che questi qua che fanno queste cose qua sono la spada nelle mani del Creatore. Ok, ora vi leggo dal libro di Salmi, capitolo 17 e versetto 13. Che dice: levati, oh Signore, va loro incontro per affrontarli, abbattili, riscuoti l'anima mia dall'empio con la tua spada. E vedete che i cattivi sono le spade nelle mani del Padre, li ha creato. E dobbiamo smettere di credere a queste filosofie greche che è una guerra tra il bene e il male. Non è una guerra tra il bene e il male, che il Padre controlla sia dalla mano destra e la mano sinistra. Il Padre fa il bene e fa il male, ok? Il Padre c'ha il controllo di tutto. Se leggete dal libro di Giobbe, vi fa capire, mi sa in capitolo 1, che parla di quando i figli di Dio sono fatti presenti davanti al Padre, ed era anche presente Satana. E là vedete che Satana è sotto il servizio del Padre, ok? Ma questi Edomiti, questi figli di Esau che ci stanno comandando adesso, invece di adorare il Padre, vanno invece ad adorare Satana, ok? Sono i massoni, hanno un'idea di come deve essere la civiltà, hanno un'idea di come deve essere la legge. Ma questa gente infatti non fanno la volontà del Padre, fanno la volontà del Satana e la volontà dell'avversario. Quando andate a votare, vi dicono c'è la parte destra e la parte sinistra, ma ricordatevi che questa parte destra e sinistra è tutto di un stesso corpo. Scelte non ne avete. E figli di Israele, dovete svegliarvi da queste filosofie qua. Che queste filosofie non ci fanno bene, ma ci fanno male, ci ammazzano. Ok? Svegliatevi, perché quello che sta per accadere verrà così veloce che la gente non capirà nulla. Ok? La terza guerra mondiale sta per iniziare. La terza guerra mondiale sta per iniziare. Non li fanno vedere in TV perché vogliono che voi siate tranquilli. Vogliono lavarci il cervello, non vogliono farvi capire quello che sta per succedere tra poco. Ok, vi consiglio, non prendete il vaccino, perché una volta preso il vaccino, ciao alla salvezza. Ok, ci sono impostati tutti i militari, sta per arrivare la terza guerra mondiale. Ok, svegliatevi che la TV non vi fanno vedere queste cose qua. Vi fanno ridere, e la stessa cosa è successo anche nei tempi di Noè. Quando Noè gli diceva che guarda, arriva la tempesta, arriva questo, la gente lo prendeva per matto. La gente pensava che era stupido, non sapeva quello che succedeva. Fino all'ultimo momento che è venuto giù il diluvio e sono stati portati via dall'acqua. Ok, ora leggo dal libro di Apocalisse, di questo marchio della bestia. Leggiamo dal libro di Apocalisse 13, il versetto 16, che dice: faceva ancora che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto ad un marchio in su la loro mano destra o in su le loro fronti, e che niuno potesse comprare o vendere,
se non chi avesse il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui è la sapienza, chi ha l'intendimento conta il numero della bestia, poiché è il numero di un uomo. Il suo numero è 666. Ok? Questo marchio della bestia che si parla, questo numero, è il numero di un uomo che conosciamo già adesso. Colui che ci sta facendo il vaccino, colui che ci sta facendo il vaccino, se andate a controllare il numero di bara di questo vaccino, vi dice 666. Ok? Ed è questo che vogliono mettere nel nostro corpo. Quindi vedete che il marchio della bestia è nella Bibbia, il vaccino è nella Bibbia. La Bibbia dice che colui che prende questo non verrà salvato, la salvezza sarà finita per questa persona qua. Perciò prendete conto di questa cosa qua. Ora vado su e leggo sempre dal libro di Apocalisse, capitolo 20. Apocalisse, capitolo 20, versetto 4. Che dice: poi vide dei troni e sopra quelli si misero a sedere dei personaggi a cui fu dato il giudizio. Vidi ancora le anime di coloro che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù, che è Yahweh Shai, e per la parola di Dio, Yahweh, e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio in sulle loro fronti o in sulla loro mano, e costoro tornarono in vita e regnarono con Yahweh Shai per quei 1000 anni. Signori, sta per arrivare un momento impensabile, come mai nella storia. E questo è la distretta di Giacobbe, come abbiamo letto prima. Questo momento non sarà mai come prima, e coloro che saranno salvati sono coloro che non prendono il marchio. Alcuni verranno perseguitati e uccisi per questo fatto, per aver preso questo marchio qua. Fratelli, non dovete prendere questo vaccino, perché questo vaccino è la fine di umanità. Ok? Adesso vado più in giù e leggo dal libro di Matteo, capitolo 7. E versetto 21. Matteo 7:21 dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in tuo nome, e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo in molte potenze operazioni? Ma io allora protesserò loro: lo non mi conobbi giammai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Come vi avevo detto prima, stretta è la strada che porta in vita e larga è quella che porta in distruzione. Quel giorno, quando torna Yahweh Shai, tanti diranno: abbiamo fatto grandi opere nei tuoi nomi, abbiamo fatto miracoli nei tuoi nomi, ok? Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto l'altro, abbiamo fatto questo nei tuoi nomi. Questo ci fa capire che le nostre credenze, tutte le cose che crediamo oggi sono false, ok? La religione non ha la risposta all'eternità, ok? La religione non ha la risposta. Coloro che conoscono il nome del Padre e suo Figlio, Yahweh Shai, sono coloro che verranno salvati. Questo nome è il passaggio al di là, nel nuovo regno che sta per arrivare. Ci parlano degli UFO, ci parlano degli alieni, ma noi sappiamo la verità, che è scritto tutto nelle scritture. Se leggete il libro di Zeccaria 1, se leggete, scusatemi, sì, se leggete il libro di Ezechiele, troviamo dove c'è scritto che io ho visto anzi vi lo trovo subito, un attimo. Si trova nel libro di Zeccaria 5,
Ok, Zaccaria 5:1 dice: poi alzai di nuovo gli occhi e guardai, ed ecco un rotolo volante, e l'angelo mi disse: che vedi? Ed io disse: lo vedo un rotolo volante la cui lunghezza è di 20 cubiti e la larghezza di 10 cubiti. E cosa sta parlando? Sta parlando di un disco volante che noi chiamiamo i UFO, oggetti non identificati. Ma noi dalla forza di Yahweh Vashem, Yahweh Shai, sappiamo che questo disco sono i dischi che verranno a salvare noi, che verranno a salvare coloro che non hanno inchinato alla bestia. Questa è la salvezza per i figli di Israele. Sarà come mai visto. Ok? E andando avanti, ho letto dal Matteo 7, che dice: non tutti che mi dicono Signore, Signore, Signore saranno salvati. Perciò, cari fratelli, io vi consiglio di pregare al Padre affinché possa darvi la conoscenza per conoscere questa verità qua, perché questa verità non è data a tutti, è data solamente ad un terzo della casa di Israele. Se sei tra quei terzi là, accetti la verità e prega al Padre di aprirti gli occhi. Comunque vi dico, il nome del Padre è Yahweh e il nome del suo figlio è Yahweh Shai. Qualsiasi nome che vi danno sulla terra è falsa. Il nome di Gesù è falso. Il nome di Geova è falso. Tutte le chiese, tutte le religioni sono false. Dovete venire fuori da queste religioni qua. Sono filosofie degli uomini e non portano alla vita, portano alla distruzione. Svegliatevi e vedete quello che sta per succedere. Figli di Israele, svegliatevi. Fratelli che siete giù in Napoli, Sicilia, i vostri padri, i antenati erano i Mori, erano i figli di Israele, ecco perché siete diversi. Ho fatto anche tempo fa un video diverso sulla mia pagina per coloro che si interessano di come i Mori avevano dominato l'Europa nel Medioevo. Questo non ci insegnano a scuola, ok? Ma ringraziamo il Padre Yahweh Vashem Yahweh Shai che oggi abbiamo la verità. Perciò pentitevi e uscite da queste pazzie qua, perché questo mondo che stiamo vivendo adesso è tutta un'illusione che non porta a nessuna vita, porta alla distruzione. Ok, sta per arrivare la terza guerra mondiale e tanti saranno distrutti. Era lo stesso anche nei tempi di Noè. Noè gli diceva che guardate cosa sta per arrivare, la gente pensava che era matto, la gente pensava che era pazzo, la gente pensava che cazzo è questo, che cavolo è questo, guarda cosa dice, la gente non credeva, lo prendevano come matto, ed ecco è arrivato, sono morti tutti. Detto questo, lascio qua, e la gente sta tranquilla, guarda, ed è la stessa cosa che è successa nei tempi di Noè. La gente ti guarda come fosse pazzo, che non sai quello che stai dicendo. Ma quando arriva, arriva. Ok, prima di chiudere vorrei dare doppi onori ai miei anziani apostoli che mi hanno insegnato questa verità, che sono gli anziani apostoli della Great Mystone. E vorrei dare tutti i lodi e i ringraziamenti a Padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai. Ok, Kam Rasha Yasharala e Abad Babal. Shalom. Shalom.